Buongiorno, sono la dottoressa Chiara Graziadio, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo e faccio parte dell'equipe di endocrinologi della Casa di Cura Villa Margherita. L'endocrinologia è una branca della medicina interna che si occupa di studiare le malattie delle ghiandole endocrine, ovvero le ghiandole deputate alla produzione di ormoni, come l'ipofisi, la tiroide, le paratiroidi, il pancreas, i surreni, le ovaie e i testicoli, e le malattie del metabolismo, come il diabete, l'ipercolesterolemia, il sovrappeso e l'obesità. All'interno dell'endocrinologia esistono delle iperspecializzazioni, come l'andrologia e la diabetologia. La Casa di Cura Villa Margherita si occupa già da diversi anni delle principali malattie endocrinologiche, avvalendosi delle più moderne tecniche diagnostiche e terapeutiche. Il paziente che si rivolge a noi, infatti, per un problema endocrinologico, entra in un percorso iperspecialistico e multidisciplinare, caratterizzato da un'accurata visita clinica, esami di laboratorio sia basali che dinamici, cioè le ghiandole endocrine vengono studiate mediante la secrezione ormonale a digiuno a riposo e mediante lo stimolo e/o la soppressione, per identificare appunto quelle malattie endocrinologiche in cui un eccesso di ormone o un difetto di ormone non è chiaramente rilevabile clinicamente, e tecniche di diagnostica ecografica altamente specializzata, come l'ecocolor Doppler di determinate ghiandole come la tiroide, le paratiroidi, i linfonodi e i testicoli, e mediante anche l'ausilio di agobiopsie ecoguidate. Qualora si sospetti una malattia endocrinologica che richiede anche l'ausilio di tecniche diagnostiche più specializzate, Villa Margherita fornisce macchinari TAC e di risonanza magnetica all'avanguardia. Infatti, così possiamo escludere determinate patologie che possono causare un iper o un ipofunzionamento, ad esempio dell'ipofisi, del pancreas o delle ghiandole surrenaliche. Nell'ambito dell'endocrinologia, io mi occupo a Villa Margherita delle principali malattie endocrinologiche, particolare riferimento alle malattie tiroidee. La tiroide è una ghiandola importantissima perché è il direttore d'orchestra di tutte le altre ghiandole endocrine e soprattutto di altri organi e apparati. Infatti, il paziente che ha determinate sintomatologie, magari ascrivibili ad organi o apparati che non c'entrano nulla con la tiroide, non sa che invece la tiroide può essere causa di tutto ciò. E in questo senso abbiamo il malfunzionamento della tiroide, che può essere un ipotiroidismo, cioè la tiroide funziona male. Quindi i principali segni e sintomi sono la stanchezza, la cefalea, l'aumento di peso, la pelle secca, disturbi cardiocircolatori, disturbi del ciclo mestruale nella donna, oppure disturbi di impotenza nell'uomo, oppure un iperfunzionamento della tiroide, quindi un ipertiroidismo, può dare segni e sintomi come tachicardia, nervosismo, dimagrimento senza un'apparente causa, perdita di capelli e tutti altri segni e sintomi molto più complessi. Questi quadri di malfunzionamento di solito rientrano nelle infiammazioni della tiroide, le cosiddette tiroiditi. La tiroidite di Hashimoto è una malattia della tiroide di natura autoimmunitaria e rappresenta la principale causa di ipotiroidismo primario nell'adulto. Le donne soffrono più di tiroidite di Hashimoto rispetto agli uomini. Una volta che il paziente ha fatto una valutazione clinica e quindi una anche valutazione di laboratorio, io lo sottopongo all'ecocolor Doppler della tiroide, perché in questo caso ho un quadro morfologico completo della sua ghiandola. I quadri possono essere diversi, da una semplice disomogeneità caratterizzata da aree pseudonodulari tipiche delle tiroiditi al gozzo semplice, cioè un aumento volumetrico della tiroide in assenza di noduli, oppure possono essere presenti dei noduli. Il nodulo tiroideo è un nodulo che noi caratterizziamo perfettamente perché abbiamo a disposizione un esame che è
l'ago aspirato ecoguidato della tiroide. Io lo effettuo quotidianamente in ambulatorio, senza anestesia, sotto guida ecografica, e in questo caso possiamo prelevare delle celluline tiroidee che vengono analizzate. In questo modo avremo un inquadramento totale della patologia tiroidea. Alla luce di queste valutazioni, rivolgetevi sempre a uno specialista endocrinologo che saprà chiarirvi ogni dubbio e valutare se la vostra problematica corrisponde realmente ad una patologia.